Ciao ragazze, eccomi con un video tag. Questo è un video tag un pochetto in ritardo perché è il Most Worn Summer Things, quindi i prodotti più usati, accessori, eccetera, durante l'estate. E sono un po' sconvolta perché fra le opzioni c'era una cosa che ho cercato fino a pochi istanti fa e non ho assolutamente trovato. E questa cosa mi fa star male perché non capisco che fine ha fatto. Ho cercato dappertutto, ho veramente rovesciato di nuovo l'armadio, ma niente, vabbè. Quindi ho dovuto optare per un'altra cosa e mi dispiace molto, ma fa niente. Allora, cominciamo subito con lo smalto. Allora, lo smalto che mi è piaciuto di più e che ho usato veramente tanto è questo di Deborah Milano, uno dei Prêt-à-Porter, questo è il 17 e si chiama Turquoise Ever. L'ho messo anche in un video dei promossi. Bocciati di o giugno o luglio, non mi ricordo, ed è questo color turchese blu, molto lucido e molto coprente già dalla prima passata, quindi veramente bellissimo. Poi il profumo, non sono amante di profumi, nel senso che sono allergica e dopo aver avuto uno sfogo sul collo veramente mi sono un po' demoralizzata e quindi li metto sui polsi, un po' così, sui vestiti, ed è un profumino molto molto buono, molto fresco, molto primaverile estate, quindi molto adatto per la primavera estate, ed è questo di Elizabeth Arden Green Tea e Cherry Blossom. Quindi, come vedete, i fiori di ciliegio e qua il tè verde, quindi è anche molto carina la confezione, rosa con il tappino e il suo spray. Ed è questo qua che io ho preso per 10 euro all'acqua e sapone e sono 50 ml. Appunto ha questo mix tra il profumo di tè verde e il ciliegio. Non dà assolutamente fastidio, è un, se non si sì, è un eau de toilette, quindi non è un eau de parfum, quindi insomma è abbastanza leggero, però appunto molto fresco e floreale. Prodotto per i capelli. Io non ho un particolare prodotto per i capelli, appunto perché non li curo particolarmente, non sono una come si può dire, una maniaca dei capelli, però vabbè, un prodottino che uso, che mi piace sempre, è appunto il balsamo Splendor, quello al cocco, famosissimo, ormai lo so, ormai non ne vorrete più saper parlare di questo balsamo, però comunque è veramente fenomenale e per i miei capelli, per renderli morbidi, è favoloso. Borsa, la borsa che ho utilizzato di più quest'estate è stata questa qua di Jersey, di questo color denim, con questo reticolo, con questa sfumatura, quindi dal più scuro al più chiaro, molto molto capiente, che ha sia il manico a mano che la tracollina. E questa è una borsa di Carpisa della collezione, sì, della collezione primavera-estate, insomma di quest'anno. E mi piace un sacco perché appunto è bella grande, ci sono tantissime cose, anche le solite varie taschine. E veramente l'ho utilizzata tantissimo. Scarpe, come scarpe ho utilizzato questi sandaletti,
molto bassi, standardetti bassi, neri di vernice, con questo filo appunto di brillantini. Quindi, sì, insomma, sono neri, però con i brillantini anche da giorno, insomma, io l'ho portato veramente tanto. E mi sono, vedete, sono veramente molto molto bassi, ma comodissimi, li ho consumato a furia di usarli, quindi sono loro. L'accessorio che ho utilizzato di più, premettendo che io utilizzo solo orecchini, sono questi qua, molto colorati, leggerissimi e, come vedete, sottilissimi. Questo così, tondi, argentati, con questi fiori, queste farfalline tutte molto colorate, e che sto utilizzando anche adesso perché ci stava bene con quello che indossavo. E questi li ho presi da Brigitte Bijou. Capo d'abbigliamento, e qui veniamo al dilemma. Io avevo una maglietta color corallo, che era una maglietta a maniche corte che aveva un taglio quasi a canotta, bella infiancata con una stampa davanti di una ragazza di cui avevo fatto anche un video outfit. E quindi, se ricordate, il video outfit color corallo è quella. Ma appunto, non avendola trovata, mi sono veramente sfinita a cercare, perché da lavare non c'è, dentro non c'è da stirare, non c'è nell'armadio, non so più, perché ho fatto anche un po' di cambio stagione, ma non lo so, veramente io ci sto male, perché effettivamente non sai più cosa pensare. Comunque, chiudiamo parentesi, se salterà fuori bene, se no, amen. E ho optato per questa canotta, che ho preso da Tallywhale, insomma, quel negozio lì col coniglietto bianco. Ed è questa canotta molto lunga, color beige, con questo arricciamento sulla finale, che praticamente ha questo taglio ovale e con questa stampa di queste ragazze fumetti, una stampa un po' molto molto anche colorata, molto estiva, ed è appunto una canotta leggera, ma insomma molto versatile, quindi con colore così sta bene con tutto, e sia con una gonna, con un jeans. Quindi questa, però questa sarebbe stata la mia seconda opzione. Il fondotinta, allora, il fondotinta in questione che ho usato, ho anche finito. Era un sample di un fondotinta della colorazione Sand della Elemental Beauty, che era dentro questa specie di provetta, che è il sample, ma veramente ce n'è tantissimo. Ed avendo una buonissima coprenza, mi è durato parecchio. Ed è appunto di questa della Elemental Beauty. Magari vi lascio una foto per farvi vedere la colorazione appunto sand, sabbia, che ha quel sottotono giallo perfetto per il mio incarnato. E veramente l'ho anche promosso come prodotto, come fondotinta, perché fondotinta minerale che dà rende proprio omogeneo e nasconde anche le imperfezioni non tanto evidenti. E vi lascio appunto una foto. Ok,
Blush bronzer, quest'estate non sono andata al mare, quindi non avevo il viso abbronzato, non dovevo esaltare l'abbronzatura, quindi io non sono una amante di bronzer, ne ho uno ed è il Faction Victim di Neve Makeup, ma l'utilizzo veramente raramente. Invece i blush sono veramente la mia passione, ne ho tanti, tanti sample, però il blush in assoluto che ho usato tutti i giorni e che non sono riuscita ad abbandonare è questo della Neve Makeup della collezione Summer in India ed è il Daily. Vediamo se mette a fuoco. Ed è appunto questo color pesca corallo che è un blush abbastanza chiaro, quindi non è di quelli che, cioè ce ne vuole un bel po' perché si veda, però se avete una carnagione abbastanza chiara, non abbronzata, si nota senz'altro, quindi è proprio per le carnagioni chiare. Sto cercando di intensificare un po' perché si riesca a vedere. Non so se si riesce perché comunque la luce è artificiale, no? Fuori è grigio. Però vi assicuro che è un blush fantastico, mi è piaciuto tantissimo. E lo sto ancora utilizzando. Ombretto che si vedrà anche benissimo perché è veramente è questo, c'è un solco praticamente, l'ho strausato ed è il Bon Bon. Che se non sbaglio è della palette Gli Elegantissimi, sempre di Neve Makeup, e il colore è questo, è appunto anche qua un rosa pesca, che dà veramente molta luminosità, ce l'ho anche io adesso, quindi dà un aspetto molto sano, riposato, luminoso all'occhio e quindi io al mattino, anche proprio per togliere le venuzze, le ombre che ci sono appunto sulla palpebra, su tutta la palpebra dell'occhio, io ho sempre utilizzato questo. Poi se volevo sopra applicavo magari un altro che poteva essere, non so, il Peaches and Cream o il Favola o il Bouquet, insomma, è veramente un passe-partout questo ombretto, mi è piaciuto tantissimo. E anche perché ha una buona tenuta, non è particolarmente polveroso e si stende benissimo. Prodotto per le labbra. Che anche questo ormai sto finendo è il Nicely Nude di Elf della linea minerale, si riesce anche a leggere, e questo è il colore, è un nude che per le mie labbra è veramente un nude, è questo, perché appunto le mie labbra non sono già colorate di per sé e questo diciamo ha un pochettino di brillantezza, è un color lucido, un po' shimmer, che però sinceramente qui sulla insomma, della mano si nota, però sulle labbra non si vede luccicare nulla di che, anzi sembra quasi matte. È abbastanza cremoso, io lo utilizzo come anche un burro cacao perché ha una idratazione e una cremosità che mi piacciono particolarmente.
Allora, il decimo prodotto, qui apro una parentesi, sarebbe il mascara. Probabilmente, non so se vi siete accorte, io non utilizzo il mascara per il semplice fatto che ho un problema legato alle ciglia, quindi non posso assolutamente mettere nulla. Ho infatti questa, diciamo, non è una malattia, ma è un, non so, si chiama blefarite cronica. E mi è venuta, alle superiori, quindi saranno un bel po' di anni, 5-6 anni che l'ho scoperta di avere, e praticamente è un'infiammazione del bulbo ciliare, quindi inferiore e superiore, che, per cui c'è un eccessivo sebo che esce, e quindi devo costantemente tenere pulito il mio bordo palpebrale, altrimenti poi se le ghiandoline sebacee si riempiono, poi mi si formano dei specie di brufoletti che si chiamano orzaioli, che possono poi evolvere in calazzi, e quindi sono già stata operata 2 volte per toglierli, perché appunto sono delle cose che poi diventano dei nodulini e che appunto poi vanno tolti chirurgicamente con un piccolo interventino, niente di che, però non... l'ultimo è stato l'anno scorso, quindi vorrei evitare di dovermi ancora, e poi perché continuo anche adesso, sto cercando di guarire anche dalla congiuntivite, insomma ho degli occhi veramente delicati e purtroppo l'eyeliner, le matite all'interno dell'occhio, il mascara, purtroppo sono prodotti che non posso assolutamente utilizzare per quanto mi piacciono e per quanto mi piacerebbe provare a mettere. Però veramente questa specie di malattia mi fa perdere le ciglia, alcune mi vanno a finire dentro gli occhi, non vi dico il disagio e il fastidio che ho. Purtroppo questa è la spiegazione. Chiuso la parentesi perché vabbè, era solo per spiegare il fatto che non posso introdurre oppure indicarvi un mascara perché non lo utilizzo. Mi rendo conto che ovviamente adesso siamo già in autunno e questo video potrebbe non essere utile adesso, però non so come promemoria per la prossima stagione. Io l'ho fatto perché così mi andava di farlo, era anche simpatico. E niente, spero di avervi tenuto compagnia per un po'. E io, come sempre, vi mando un grandissimo bacio, vi ringrazio per avermi seguito e un saluto alle nuove iscritte. Un bacione, ciao!